Buongiorno, io sto per terminare il mio tè verde, lici e non mi ricordo cos'altro, della Twinings. C'è un'altra parola, ma te lo scrivo sotto perché non mi ricordo. È nuovo e me l'hanno... Non è nuovo il filtro, vabbè, è nuovo il tè. Perché il mio omino nella testa dice è nuovo, un filtrino nuovo, è normale che è nuovo un filtrino che stai usando. Comunque, penso sia un sapore nuovo, ecco, del Twinings. Quindi mi hanno regalato queste due bustine perché sanno che io amo assaggiare sempre cose nuove riguardo le tisane, gusti nuovi. E lo sto provando stamattina. Finisco di prendere questo e parto alla ricerca dei miei ingredienti. Sì, perché tra 2 giorni fa il compleanno Daniele. Mi auguro che tu lo veda imminente il vlog che devo montare con questa ripresa, altrimenti l'avrà fatto molto tempo fa. Daniele, vedremo in base al tempo che avrò. E per il suo compleanno farò i profiterol che lui ama. L'anno scorso, 2 anni fa, eravamo tante persone al suo compleanno, non mi ricordo se una trentina, e ne ho fatti un 100 profiterol, anche di più. Guarda, se trovo la foto, non so dove sono posate, ma se la trovo te la metto qui della torta che io ho fatto. O qua accanto a me. O dopo, insomma, te la metterò per farti vedere la follia. Insieme, ovviamente, chi è che mi ha secondo le follie? I miei genitori. In particolare, guarda, mio padre si è messo a veramente a farmi tutta la composizione, ad aiutarmi, perché abbiamo fatto il numero 30, che ti faccio vedere se riesco. E dato che lui è un dolce che veramente ama, penso che il giorno del proprio compleanno è bello far cose che agli altri piacciono. E quindi, diciamo, è un piccolo regalo, ecco, invece di comprarlo già fatto, che voglio dire, si sa, non è che costino così tanto, però farli da sé è più bello, secondo me. C'è proprio il tempo, la dedizione, l'amore nel fare qualcosa che arriva, perché comunque tu hai pensato a quella persona mentre lo facevi. Io penso sempre così, quando cucino, a me piace cucinare anche per questo, e penso che questa è una cosa che mi ha tramandato mia madre. Quando cucino, non penso, ne sono certa. Quando cucino io penso a chi sto cucinando. C'è una frase molto bella che io devo pirografare, ma non ho ancora il tempo. Un giorno lo farò, tra le tante cose da fare. È proprio questo, si cucina sempre pensando a qualcuno, altrimenti si sta solo preparando da mangiare. Ed è vero se ci pensi. Quindi vado alla ricerca di questi ingredienti ed oggi la mia compagna di avventura è mia mamma. Andiamo nel fornitore nostro di dolci che fornisce anche le pasticcerie, quindi ha prodotti che si utilizzano anche in pasticceria. Vedrò se c'ha la mia essenza alla vaniglia, che sto terminando e non posso terminarla. E poi ho in progetto anche una ricettina delle chiacchiere. Spero che però mi riesca perché in realtà me l'ha data mia zia questa ricetta. Me l'ha passata perché io davvero, davvero gradisco le chiacchiere che fa lei. Perché sono leggere, con tutto che sono fritte tu le digerisci, oppure non ti viene quel senso di come nausea, di pienezza quando mangi la chiacchiera fritta, sai che alcune sono proprio pesanti. Le sue no, le sue sono troppo buone, leggere. Allora ho detto, zia, per favore, me la dai la ricetta. E l'anno scorso me l'ha data, però l'anno scorso era già passato Carnevale, quindi era inutile che io facessi un video sulle chiacchiere per aiutarti, perché penso non ti sarebbe servito. Quindi spero di riuscire a girare domenica, dato che ormai c'ho il cameraman. Ragazzi, io sto facendo passi avanti. C'è anche la persona che mi fa le riprese. Nonché il povero marito schiavizzato, no, non è vero. Lui adora fare riprese e foto, ha la passione per la foto che voleva coltivare, ha acquistato anche libri, cose, per i paesaggi in particolare. Ma fino ad oggi non abbiamo mai potuto acquistare una fotocamera bella. Ma il salvadanaio là dietro, che tu non vedi, è dietro la lampada. Si sta raccogliendo il centesimo anche per questa cosa qui. E ce lo faremo probabilmente, non so se quest'anno, non penso che ci riusciremo, ma il prossimo anno, quando avremo meno spese, come regalo di anniversario, dato che entrambi serve. A me per i video, per avere una qualità migliore, perché capisco che dal telefono fa un pochettino schifo, però è apprezzato l'impegno magari. Quindi corro, devo anche andare ad acquistare qualche regalo, perché ho più di qualche compleanno a febbraio e... Niente, quindi finisco il mio tè che è buono. Buono, te lo consiglio. Twinings, il lici c'è sicuro. Che tra l'altro l'altro giorno volevo comprarlo, l'ho trovato a Lidl, mi pare.
ma anche nei supermercati lo vendono, questo lici, ed è rotondo, tipo rosso, roseo, non ho ben capito, ma non so che gusto ha. Mi ero documentata, ma lo proverò. Come ho provato i ravanelli, lo sai che li ho provati, li ho comprati, ero incuriosita perché vedevo che tutti parlavano di questi ravanelli. Cioè, buoni, non sanno di niente. Vabbè, si mettono nell'insalata, si fanno al forno, su Pinterest ho cercato cose, ma non sanno di niente. Cioè, tu per mangiare il ravanello lo devi guarnire, cioè devi metterci qualche spezia, qualche cosa, perché l'ho mangiato così, vabbè, proviamolo. Gradisco più il finocchio, sinceramente, se devo mangiarlo così. A me il finocchio c'ha il suo sapore. Io sono una mangiatrice di finocchi. E sono una di quelle che sostiene che il finocchio, secondo me, dovrebbe esistere d'estate. Perché il finocchio rinfresca. Ti senti quando lo mangi, hai quella sensazione benefica, bella. E invece no, in estate non c'è. Perché io lo chiedo spesso a Madre Natura ogni tanto, quando in estate viene voglia di finocchio e devi mangiarti. Perché, secondo te? Spiegamelo. Secondo te, perché il finocchio? Scrivilo nei commenti. Dopo tutte queste bellissime chiacchiere, questo buongiorno meraviglioso in questo vlog, noi andiamo, noi perché se riesco ti porto con me a prendere gli ingredienti. Li troveremo? Speriamo, altrimenti devo trovare un'alternativa. Ciao, a dopo. È il giorno dopo perché non sono riuscita a farti le riprese del negozietto dove mi fornisco, un piccolo negozio ma pieno di cose per pasticceri. Non ho trovato la fialetta perché l'avevo presa in un altro negozio, non proprio la fialetta, il contenitore dell'essenza alla vaniglia che compro io, quindi dovrò andare nell'altro. Ma ho trovato tutto quello che mi occorre per fare i miei profiterol. E ho preso quindi questa, che è la crema che utilizzo, ed è la Moretta. È una crema che si utilizza proprio nei bar per fare questi profiterol. Ha un sapore molto forte. Ma non metterò solo questa. Farò un mix di cose. Là dietro, come vedi, ci sono due barattoli di crema alle nocciole. In realtà uno è quasi finito, quindi lo consumerò. E mischierò, farò un miscuglio. Poi ho preso questa, che è la panna, la Gold. Questa è a lunga tenuta. Perché mi serve in quanto se devo fare, mi rimane della panna e voglio fare decorazione e voglio che mi tenga bene. La farò domani. Questo lavoro con la panna lo farò domani. Adesso ne monto metà per fare il riempimento dei bignè. E ho preso anche i bignè! Yeah! E questi ce li avevo già, li userò per decorare. Ne ho altri là dentro, nel mio storico ormai contenitore per fare i dolci. E adesso vado a... nel frattempo guardavo perché quella candela non mi sembra. Non profuma, vabbè. Nel frattempo vado a preparare i miei bignè, quindi vado a scavarli. E mi munisco di questi. Cioè, capirò cosa usare. Penso più questo, perché questo è rotondo ed è quello che si utilizza per fare gli scavi nella frutta anche. E questo pure serve per fare qualche cosa. Non lo so perché. Cosa serve? Io lo utilizzo per scavare cose. Vabbè. Quindi caccio in modo che la parte esterna, in modo che posso poi riempire i miei bignè. Procedo. Mi sono appena ricordata che io non ho la siringa. Ho lasciato la siringa a casa di mia madre. Va bene. Avrò un sacco, penso, per fare la sacca al porci. Va bene, mi attrezzerò. Intanto ci penso. Inizio a svuotare i bignè, se no non ne vengo fuori. E ridendo e scherzando, farò una sessantina di bignè. Cioè, non è che ne faccio due o tre, capito? Perché alla fine si gustano i profiterol. Che fai? Cioè, voglio dire, in cucina non si deve mai e poi mai peccare di tirchieria. Cioè. L'abbondanza, sovrabbondanza, quindi almeno 4 profiterol da testa, tanto si avanzano, si mangiano anche l'indomani. E quindi ne devo fare un vassoio piccolo per quando andiamo dai miei, perché domani io lavoro, quindi non riesco a poter far venire tutti qua. Quindi ci dividiamo tra i miei genitori e i genitori di Dani, quindi sono due vassoi, in uno un po' più grande perché siamo di più e in uno un po' più piccolino. Ho comprato anche vassoi che ti faccio vedere. Eccoli qua, questo sono i vassoi standard dei profiterol, non so se dove abiti tu li fanno così, da noi li fanno in questo modo. Li ho presi così, questo è più grande, questo è più piccolo.
E quindi procedo, perché oggi scavo e riempio con la panna, li lascio in frigo così si, diciamo, ammorbidiscono. E domani si fa tutta la guarnizione con la cioccolata, la parte più bella, soprattutto quando poi la butto alla fine e fa tutto. Se riesco, ti faccio qualche ripresa. Se il telefono collabora e se io mi ricordo e se non impazzisco prima di poter fare le riprese. Vabbè, io procedo. Pronti i miei 60 vignè svuotati. Come hai visto, ho provato con il primo e ho tolto mezzo vignè e ho capito che forse questo mi serviva di più. Quindi ho utilizzato questo. Ovviamente ho messo anche l'altro vignè perché si mangia, è mangiabile, quindi perché buttarlo? Mezzo vignè. Lo mettiamo sotto, tanto non si vede. Siamo in famiglia poi. Di che ci preoccupiamo? La nostra è una cucina casalinga, mica il ristorante. Come mio marito che l'altro giorno mi diceva: Vale, mi sono accorta che c'ho tutta. Oggi c'è stato un momento bruttissimo, sono uscita prestissimo stamattina alle 6. E quindi sono. Dobbiamo comprare un coppapasta perché sai che sono belli gli impiattamenti, lui ha tutte queste cose che gli piacciono particolari. Tipo, Daniele, noi facciamo cucina casalinga, i video che facciamo è quello che la gente fa ogni giorno a casa. Quindi ho scavato questi bignè senza perderci in chiacchiere e mi sono avanzati tutti questi. Guarda, penso che ce n'erano un 100 dentro. Sì, quindi c'ho bignè per un'altra volta, per fare anche un dolce di domenica. Come ti dicevo, perché nel frattempo mi hanno chiamato, quindi anche per fare un dolce la domenica. Io ho speso 12 euro per tutte queste cose, però pensa quanti profiterol io sto preparando. Alla fine preparo pranzo e cena, quindi due dolci, più la prossima volta ho l'opportunità di portare il dolce in qualche posto. Se vai a comprare una confezione di profiterol, soprattutto una confezione con. Cioè, in questo caso io ne sto facendo 36 da portare in un posto, 12 in un altro, e un altro vesso in più lo lascio a casa perché Daniele l'indomani se lo vuole mangiare, perché dice: Quando fai i dolci, lasciamene un poco perché glielo dai a tutti e poi no, io non ne mangio. E poi si lamenta pure, capito? Quindi ne ho fatto un vassoietto in più, così lui ce l'ha pure qua, l'indomani se lo gusta a casa. Io vado a montarmi la panna, ma soprattutto voglio farti notare una cosa. Questa fa che? Perché praticamente non ho la sacca a poche. Io ho messo nella mia wish list e nella mia lista di cose da fare, comprare sacchetti per panna, però li ho dimenticati, ero convinta di averli. E la convinzione che frega le persone. E, sono andata a casa dei miei e mi sono dimenticata di chiederglielo, quindi che fai? Prendi un sacchetto dell'IKEA, ovviamente che appoggi accuratamente vicino a una candela in modo che si spiacci in questo modo. Mentre parlavo l'ho appoggiato là, il calore me l'ha piegato. Fatto è meglio che perfetto. La perfezione è una cosa che proprio neanche ce la sogniamo qua dentro. Prendi questo, metti la panna, ci proviamo, fai così, tagli qui e è una sacca a poche. Si risolve, la vita si risolve, l'importante è impegnarsi e essere creativi. Creativi. Vedremo se ci riusciremo a riempire questi pignè. Ce la faremo, ce la dobbiamo fare. Va bene, se no vado a prendere una siringa, mi pare. No, ma ce la farò, è una questione di principio adesso. Guarda come l'ho combinata. Andiamo. Continuo.
Se l'è cavata egregiamente. Certo, ora la posso andare a buttare. E magari andare a comprare anche una sacca a Porsche. Per fare però la decorazione, che poi vedrai, mi prendo la siringa. Bellissimo, che hanno i miei genitori. Sì, perché io ho l'altra siringa. C'è questa. Questa è ottima per... L'ho comprata all'Lidl. Io tutte le cose, gli attrezzi per i dolci li compro all'Lidl perché mi trovo bene con la marca Ernesto. E questa però mi sa che è per il cioccolato. Ora faccio una prova. Tanto lo rimetto qua. Mi è rimasta panna e la utilizzerò domani. Ne ho altra liquida, ma quella mi serve per metterla nella crema al cioccolato. Un attimino. Facciamo questo esperimento, tanto silicone, laviamo mole che vada, perché voglio dire, perdere tempo così fa bene, uno con tante cose che ha da fare, fa sperimenta, però sono curiosa, perché guarda, faccio delle scritte col cioccolato, cioè stampo le scritte e metto la carta forbice, che sei tu? No, più per il cioccolato, più per il cioccolato, guarda. Vedi? No, non mi intriga. Niente. Niente, questo è per il cioccolatino. Va bene. Devo prendermi forza la siringa. Adesso questi li metto in frigo, così stanno tutto il pomeriggio, anche la nottata, e domani mattina vado a guarnire. La motivazione, ecco, ciao cavalletto che mi aiuti a fare i video e soprattutto voglio farti notare cosa succede quando io cucino cose, in particolare cose con cioccolata. Tutto il tavolo pieno. Vabbè, qui sì, perché a un certo punto li ho dovuti mettere qua, guarda. Allora, una volta li ho fatti a casa dei miei, ancora oggi c'è cioccolata nella tenda, penso, con tutto che mia mamma ha cercato di smacchiarla. Ecco. Mi tocca pulire tutto, mi tocca pulire tutto, ma ce l'ho fatta. Tre vassoi di tre grandezze diverse, ragazzi. Si può aprire una pasticceria, direi. Sì. Guarda le persone serie che hanno la siringa e non me la regalano. Dobbiamo Cazzi decorare. In realtà questa cioccolata è scivolata perché trasportandola in macchina mi è caduta di sopra. Quindi la prenderemo di sotto e la metteremo di Ah, ho sopra. visto che mi mangia, mamma. La cucchiaina. Forchetta grande. Guarda, si caccia. Metto tutta questa panna qua. Guarniamo così. Ragazzi. Pubblicità. Cinquantesima. Cinquantesima, vai. Titolo. Perché tutti e 2 anni e non saperlo. A te ti prego. E a te. Io Tanti auguri a te! non sono vecchio io. Che carino.
Allora, io sono rientrata e l'uomo qua presente sta montando la panna perché ancora abbiamo da decorare One e cioè più che altro questo, perché dobbiamo portarlo a cena dai genitori di Dani e quindi rifesteggiamo di nuovo, perché noi uno solo festeggiamento non ci va bene. E adesso quindi questa volta mi sono portata dietro la siringa di mio papà. Sopra. La tagli fine. No, la panna non. Come la tagli? Il panno a carta. Si panno carta. Ecco, sì, infatti, è bravo. Il panno a carta è proprio quello che mi sta servendo, perché c'era tutto sto scempio che ho combinato. Ma la faccio la panna poi. Ma la panna ma si vede da fuori. Cioè. È blu. No, no, perché la panna fa contorno. Contorno, le patate sono di contorno. Mamma. Intanto non ci ho voluto fare vedere il tuo gremio da Danielino. Come non l'ho fatto? Ma ci sta fuori. No, il pezzo di sopra, il più importante. Ma non si vede, guarda. La scrittina. Si vede, se uno fa lo zoom sai come si guarda, vede. La scrittina. Lava piatti. Anzi, hai inquadrato qua. Dove sei? Una scrittina, non si legge. Lava piatti. Infatti. Infatti. Allora, guarda, già ce l'ho nella maglietta. Ma come fa? Come faccio? Cioè, oggi ho portato i profitto, mi è caduto il cioccolato sul coso. Come fai? È il mio padrone che mi aiutava, capito? No, oh, mi rattilla tu. Cioè, mi ha aperto, manco lo sportello mi ha aperto. Daniele, lo sai vero che tra un poco uscirà sicuramente la cosa dei dolci e Lidl? Che vogliamo fare? Non vedi quanti dolci buoni ti faccio? Non merito un regalo che ti conviene pure. Almeno fatti vedere. Da qua devi venire. E la gente ti sente, ti stupi, fai tutto. Danielino, sei diventato vecchio oggi. Non è vero. Allora adesso, se io faccio così, qua. Non è successo niente. Allora, cara, azzicca di qua dentro. Mamma, guarda, dov'è che prendo un cucchiaio? Ti dico io quello che faccio. Altro che spalmarla qua, fare la decorazione. Bisogna. Ok. Tu ti senti sottofondo Daniele che canta, vero? Ma siamo questa. Ok. Tirati su. Tanto procuriamo. Come mercoledì a mezzo del tavolo. Vieni, no. Non perché fai il compleanno. Sai che mi devi comprare? Lo sai quel coso? Quel coso che fai fium e la gira e tu fai. Che fai? Fium. Quello per i dolci. No, veramente, non sto scherzando. Quello per decorare le torte, tipo, che c'hanno quelli che fanno cake design, no? No. Questo, no. Proviamo. Ah, sì! Ce l'abbiamo pure, l'hai visto, guarda. Sì, sbolla però a un certo punto. Sbolla però. Che non devi fare più. Fammi pensare. Devi fare piano piano. Non mi, come faccio? Piano piano. Comunque, mo, se te lo giro io, perché ti giri tu? Che gira a fare? E girano. A semoso. Che pure che mi cade di sopra sta cosa girando, sai? Una soffia! Vai! E lungo questo soffio.
Ti do l'esame. Dai, Elino. No.